Per la prima volta in provincia di Pesaro Urbino, la Questura applica la misura repressiva del cosiddetto DASPO urbano, ovvero divieto di accesso a determinate aree della città e obbligo di firma periodico in Questura. Per la prima volta viene dunque applicato il cosiddetto DASPO Willy, un provvedimento nato a ruota della cassa di risonanza nazionale prodotta dalla barbara uccisione di Willy Monteiro. Si tratta di una sanzione che si applica dai 14 anni in su e che è stata comminata a componenti della cosiddetta gang di Piazza Redi, una banda di ragazzini resasi protagonista di ripetuti atti di vandalismo, aggressioni, risse e intimidazioni. Un provvedimento che colpirà due sedicenni e un diciottenne al quale invece è stato notificato un avviso orale del questore. Abbiamo deciso di intervenire con questi DASPO Willy, che appunto sono stati da poco introdotti dal decreto legislativo 2020, sono in occasione, diciamo, nominati così in ricordo del povero Willy Monteiro, e che riguardano il divieto di accesso ad aree urbane a persone anche ultra quattordicenni, quindi anche minorenni, che abbiano commesso anche solo già un fatto di reato, o anche più denunce, oppure un arresto, un fermo, purché convalidati dall'autorità giudiziaria, e diciamo nei pressi di locali pubblici, locali aperti al pubblico o comunque determinate aree urbane e centri commerciali. E quindi per due ragazzi minorenni di 16 anni che partecipavano, anzi forse erano un po' i fari di questa banda giovanile che scorazzava per Piazza Redi, una volta che abbiamo notato che gli episodi si stavano un attimo incentivando, abbiamo deciso di intervenire con questi due DACUR, cosiddetti DASPO urbani. Il provvedimento dell'avviso orale è stato notificato anche a un 52enne che nei giorni scorsi si è reso protagonista di atti osceni in luogo pubblico, l'ultimo dei quali di fronte al liceo artistico Mengaroni. Per quanto riguarda invece i ragazzi colpiti da DASPO urbano, questi non potranno accedere a tutta l'area di Piazza Redi, compresi i negozi. Ma in totale sono 6 DASPO urbano presentati oggi dalla Questura, altri 4 sono piombati su altrettante persone gravitanti attorno all'area del Miralfiore e dell'Ipercop. Diciamo che lì prima c'era una situazione sicuramente di disagio, con persone, anche questi tutti con precedenti, per reati contro la persona, contro il patrimonio, manifesto ubriachezza, però siamo intervenuti una volta che invece l'Ufficio Prevenzione Generale del Soccorso Pubblico è intervenuto su richiesta dei cittadini per una rissa aggravata con bastoni. Allora lì abbiamo deciso di intervenire, abbiamo emesso 4 DASPO urbani a queste persone, quindi anche loro avranno il divieto di accesso nel centro commerciale, negli esercizi dentro il centro commerciale, nei parcheggi e nelle aree limitrofe. La violazione è punita con l'arresto da 6 mesi a 2 anni e con una multa fino a 20.000 euro, quindi diciamo è abbastanza cogente ed è immediatamente attiva. Pugno duro con un provvedimento che ha la durata di 5 anni ma che può essere ridotto in corso d'opera. Un atto repressivo ma che vuole trasmettere una valenza educativa. E noi speriamo specialmente nei confronti dei ragazzi di Piazza Redi, perché lì purtroppo ci troviamo davanti a un insieme di ragazzini veramente eterogenei, ma veramente piccoli. Uno di questi ragazzini ha addirittura 10 anni e molti hanno meno di 14 anni. E quindi speriamo veramente che questi DASPO, l'avviso orale fatto al maggiorenne del gruppo, possa servire da monito non solo per le stesse persone, ma anche per gli altri componenti del gruppo, che anche le famiglie capiscano che forse questi ragazzi hanno bisogno di essere maggiormente seguiti, che hanno bisogno di frequentare forse altre persone, e che è bene che diciamo capiscano che i diritti e le libertà devono viaggiare insieme. Se sono separati non sono diritti e libertà di nessuno.